Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. L'ultima mappa che avevamo fatto nei video precedenti, se non mi ricordo male, era la mappa di Neverdeath. Quindi, come vedete qua, ho praticamente tutte le missioni, no? Che non ho preso durante il livellamento da 30 a 70, perché comunque sia sono arrivato a 70 molto velocemente e ho fatto missioni di livello più alto che mi facessero guadagnare più punti esperienza. Quindi se io dovessi per esempio andare a cercare la missione successiva alla mappa di Neverdeath, dovrei fare così: viaggia, cioè andare al portone in pratica, vedere qual è la successiva mappa Neverdeath, quindi in questo caso Neverdeath è livello 25, la mappa successiva è la fortezza di Helm livello 30, poi Ebon Down livello 34 e via dicendo fino a Caverne del Bisbiglio, ok? Che è di livello 58, dopo di quella si dovrebbe arrivare circa a 60. Diciamo che se non avessimo equipaggiato le pietre lapislazzuli sugli slot di utilità che ci fanno guadagnare più punti esperienza, facendo tutte le mappe, tutte le missioni, eccetera, eccetera, dovremmo arrivare circa a questa mappa qui, Caverna del Bisbiglio, che appunto dovremmo essere tipo livello 60. Questo non equipaggiando nessun bonus che ci dia appunto esperienza. Quindi, tornando alla missione che dobbiamo fare, dobbiamo andare a fare la fortezza di Helm. Ok, dunque prendiamo la missione del sergente Knox. Diavoli nella fortezza di Helm. Ok, la prendiamo. Ok, prendo solo quella. Facciamo viaggio e andiamo a Fortezza di Helm. Ok, siamo a Fortezza di Helm. Parliamo col tipo qui, che è il primo. Ok, completiamo. Come vedete abbiamo già due missioni che ci dà: Sfoltisciri e A morti diavoli. Quindi completiamo questa, diavoli nella fortezza di Helm, in pratica con questa sblocchiamo la mappa e andiamo a prendere queste due missioni qui. Ora che il paladino è a livello 70, in pratica il paladino diciamo che mena ma non troppo, quindi in sostanza ho cambiato personaggio e ho preso il Warlock, ovvero uno che mena un sacco, ok? E quindi mi vedrete fare tutta la mappa con il Warlock. Quindi prendiamo le missioni, Sfoltiscili e A morti diavoli. Ok, andiamo a fare queste missioni. Ok, impostiamo la missione. Quindi, come vedete, col Warlock non ci sono mai venuto, nonostante sia altissimo di livello, cioè altissimo, molto alto di livello, 16.000, però non ho mai fatto queste missioni di basso livello perché non mi serviva. Lo faccio solo praticamente per fare vedere il tutorial della mappa. Quindi, allora, uccidi gli imp sul campo di battaglia 0 di 30. Dunque, gli imp, vediamo un po' se sono qua. Ok, sono praticamente sti pipistrellacci, sti demoni volanti. Questi no, questi sì. Ok. Ok, li uccido tutti, tanto. Ok, li uccido tutti, tanto. Squaglia tutto questo qua. Ok, dai, me ne manca uno, ma dai, dove cavolo è? Guarda che me ne manca uno e non me lo fa trovare, è assurdo, cioè, è assurdo! Ok, completato quella. Dobbiamo uccidere i Warlock di fuoco.
Andiamo a cercare sti warlock di fuoco. Penso siano questi qua. Ok, 4. 5, 6, 7. Come vedete è tutto molto facile con Warlock 16.000, cioè non è... Se avessi avuto il paladino ci avrei messo molto più tempo. Ok, completiamo la missione. Allora, io mi sconfiggo. Perché mi sconfiggo? Uno, perché ho il VIP e non subisco le ferite. Due, perché come vedete sono già all'accampamento, ok? Dove ho preso la missione. Quindi, senza che rifaccia tutta la strada a cavallo, faccio prima a far così, ok? E completo le missioni. Prendo le successive. Ricordate che l'avevo detto che adesso inizierò a giocare in modo diverso e quindi non farò più tutti i viaggi di cavalcature. Allora, uccidi i diavoli nella legione. Quindi andiamo a uccidere i diavoli e raccogli le armi. Allora, le armi. Vediamo se questi. Poi questi non sono. Le armi sono queste qui, queste specie di bandiere. Una, dobbiamo prenderne 6. Qua. Quattro. Intanto abbiamo completato i diavoli e mi mancano due bandiere, due armi, quindi vediamo se c'è qualche bandierazza qua. Eccone una. Ok, mi manca l'ultima. Vediamo se è qua. Ecco. Ok, abbiamo fatto. Parliamo. No, dov'è? Parliamo. Ok, quindi devo andare a chiuderle qua le missioni. Non qui, ma là. Questo chi è? Questo è fratello Teodosian. Ok. Ricordiamoci di lui, fratello Teodosian. Devo andarle a chiudere qua le missioni. Andiamo a vedere se c'è anche qua fratello Teodosian. Allora, intanto chiudiamo le missioni. Completa e completa. Prendiamo le successive. Ok. E vediamo se c'è il fratello Teodosian pure qua. Allora, qui ci dice di prendere l'antidoto sacro. Lo prendiamo. Qui c'è un'altra cosa da leggere. Lo facciamo così, tanto per. Ok, io il fratello Teodosian non lo trovo, quindi torno là e mi prendo quella missione che non ho preso. Andiamo a vedere un po'. Che missione The è? Ashmedai Allora, has not prevailed. benedici To caduti. the Ok, Ashmedai prendiamo has questa. not. We have. Usiamo quella roba lì. Non ne frega niente di te, vai via. Oh. Pagina di conoscenza. Potevamo farne anche a meno. Ok, andiamo a fare tutte queste cose. Allora. Andiamo. Volevo togliere questa qui. Ok, così non mi dà più fastidio. Quindi, mo devo fare i cadaveri, uno. Poi devo fare raccogliere il veleno e usare l'antidoto. Quindi, mo mi faccio tutti i cadaveri.
Poi li uccido perché mi va. Vediamo se c'è qualche antidoto. Eccolo. Fiala di veleno. Ok. Ricordo che è tutto qui dentro, in mezzo, dentro al cerchio blu, eh. Cadaveri, cadaveri. Cadavere. Fiala. Ok. Andiamo a vedere quassù. Fiala, fiala. E cadaveri. Qui sono fuori dal cerchio. Sono fuori dal cerchio, quindi intanto ammazziamo questi, magari mi dà un'altra fiala. Ok, fiala. Me ne manca una. Ok, una fiala l'abbiamo completata. Ok. Ora mi mancano i cadaveri e usare l'antidoto. Quella era una fiala, non ci interessa, l'abbiamo appena fatta. Dunque, dove sono sti cadaveri? Questi no. Forse qua ce n'è uno, eccolo. Questo non è niente. Qua non c'è nessun cadavere, eccone uno qua, ma ok. Mancano quattro cadaveri. Non c'è niente. 4, 5 con questo. Sette. Ne manca uno. E otto. Ok. Quindi vediamo se mi sconfiggo, se mi fa nascere all'inizio, spero di sì. Sicuramente no, perché tanto sto gioco è maledetto dentro. E invece sì, è andata bene. Ok, completiamo sta missione, che sarebbe quella dei cadaveri. E andiamo a fare l'antidoto sacro. Come vedete qui non c'è più niente, non c'è nessuno che mi dice di fare qualcosa. E quindi andiamo a fare le missioni quassù. Prendiamo questa, anche, che è un'altra missione. Adesso io prendo così una dietro l'altra le missioni, le completo anche mentre sto facendo altro o completando missioni che già ho in corso, per velocizzare il tutto, tanto vi devo far vedere tutto, quindi ok, clicchiamo sul pozzo. Ok, usa l'antidoto sacro sul pozzo, e uno l'abbiamo fatto. Questi li uccidiamo, così tanto perché mi va. Andiamo a bussare le porte anche. Ah no, invece no, perché c'è anche una missione dove devi bussare le porte, mi pare, solo però che non è questa evidentemente. Finita? Ok. Trova il consigliere completato, completato, ok. Ok. Clicca. Ok, obiettivi completati. Interagisci, vediamo cosa c'è. Trobaccia. Interagisci ed esci.
Spero che mi faccia uscire perché sinceramente non lo so, non mi ricordo niente io di ste robe, cioè. Ok, allora. Siamo usciti dalla finestra. Quindi. Vediamo un po' come siamo messi, cosa abbiamo combinato. L'abbiamo completata, dove tornare. Dobbiamo ancora fare i pozzi, quindi i pozzi sono uno qui e uno qua. Dunque, questo è qui. Ok, due. E il terzo è qua giù. Eccolo qua. Quindi abbiamo completato e dobbiamo tornare qua. Ok, sono bloccato, sconfiggimi, così nasco direttamente all'accampamento invece di rifarmi tutta la strada. Completiamo la missione. Ok, una, prendiamo quelle successive. Ok. Vediamo dove sono le altre due da completare, che ci sono qua, eccola. Questa da completare. E ce n'era un'altra, se non mi ricordo male, se no. No? Invece no? Ok. Va bene, non c'era. Controlliamo sempre il diario a sto punto. Ok, abbiamo tre missioni nuove. Quindi aiuta i profughi a fuggire dal vicolo e uccidi gli zelotti marchiati. Per questa parte di video, o mi sono dimenticato di registrare i video o non me li ha registrati e quindi ho dovuto rifare tutte le missioni fino a un tot con un nuovo personaggio. Mo' vedrete il pesantemente armato. Quindi eravamo rimasti qua a fuga dal vicolo cicatrice e la freccia traditrice. Le prendiamo, facciamo le missioni. Aiuta i profughi, eh? Ok, andiamo ad aiutare i profughi e uccidere gli zelotti. Spero che non siano tante missioni, così almeno non devo stare a registrare mezz'ora. Allora, iniziamo con questa. Poi vediamo se c'è una porta qua. Tre uccisi. Dunque, andiamo di qua, la porta qui, purtroppo temo che comunque dovrò fare un sacco di missioni prima di poter riprendere il file che già ho registrato, quindi la piglio in tuculu. Ok, 3 di 4. Manca una che dovrebbe essere qua. Beh. Niente, non c'è sta porta. Che devo fare? Guarda che no. Oh, alleluia. E mo uccidiamo i zelotti. Ne uccisi 4 di 10, me ne mancano 6. 8 di 10. Di 10, torna torna, ok. Dunque, consegniamo. Ok, prendiamo questa, l'underscar. Andiamo a fare questa. Vediamo se c'ho qualche altra missione, no? Ok. Andiamo fin laggiù. Mi sa tanto che sono un bel po' di missioni che devo rifare, che balle.
Siamo qui dentro. Ok, siamo qua dentro. Mo tiro dritto fino in fondo. Occhio alle trappole, ragazzi, mi raccomando. Tanto qui non c'è niente da fare, dovete solo andare fino in fondo. Come vedete la strada è lunghissima. Andiamo avanti così, così almeno loro mi picchiano, ma li picchio anch'io. Adesso appena mi risale la resistenza al massimo scatto a manetta. Ok. Corri, 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 corri. Quanto manca? Alla Madonna. Vediamo se spassa di qua. Taglia, sì, ok, abbiamo tagliato tutto. Ok, un altro bello scatto. Ok, è arrivato il boss. Ma lo randelliamo. Ecco. Cosa che non doveva fare, caduta. Questa pagina di conoscenza. Ammazzati, va, imbecille. Ok, prendiamo la ricompensa. Ok, e usciamo. Ok. Allora, il boss aveva lasciato una ricompensa, ma a me fondamentalmente non mi interessa. Voi dateci un'occhiata e vedete cos'era. Ok, andiamo a consegnare. Andiamo di qua, perché dice di andare di qua. Pagina di conoscenza. Perché ovviamente non ci sono mai venuto con sto personaggio. Prendiamo la missione e prendiamo le successive. Scudi della vigilanza e cura la rottura. Ok. Pagina di conoscenza. Ok, andiamo a uccidere tutti. Recupera gli scudi e uccidi gli Enires di Belial, il Magus Cambius, ok. Questi no. Allora, praticamente dobbiamo andare dentro delle cripte, che sono qui, queste. Intanto uccidiamo questi, così uno l'abbiamo fatto, un Enires. O Erines, Erines. Ed entriamo qui dentro. Ok, recuperiamo lo scudo e usciamo. Quindi dobbiamo entrare dentro 5 cripte, recuperare 5 scudi e uccidere 5 Belial o Magus Cambius. Allora. Ecco, praticamente quando riprenderò il Warlock, praticamente dovrò, mi vedrete entrare qui dentro, che non so tra quanto, tra quante missioni è. Allora. Dunque, dobbiamo andare. Vediamo se c'è qualche Erines. Ecco, questo è un Erines. Uccidiamo. Siamo a 2 di 5 ed entriamo qua dentro. Entriamo qui dentro, facciamo il terzo scudo, secondo scudo qual è? Secondo. Ok. Recupereremo lo scudo. Allora, quarto scudo, no, terzo scudo andiamo a fare. Facciamo il terzo scudo. Che è qua dentro. Ok,
terza scusa. C'è nessun Belial, Magus, no, eh? Anche per sbaglio, eh? Vabbè, allora questi non li tocchiamo. Andiamo a fare il quarto. Allora, faccio qualcuno da ammazzare. Vediamo se c'è qualche Magus o Belial. Boh, non lo so. Vabbè. Mazzo, neanche un Magus o un Belial per sbaglio, porca boia. Con un Belial, sì. E andiamo a fare il quinto scudo. No, il quarto. Ok. Qua c'è qualcuno, aspetta. Niente, non si è riusciti a concludere. Aspetta un po'. Vediamo anche questi. Se intanto riesco a levarmi una missione. Ok, come l'hanno detto. Forse qua? Sì. Ok, una l'abbiamo fatta. E mo facciamo il quarto e il quinto scudo. Allora, c'è un Belial. Un Belial no. Però ammazziamo lo stesso perché mi va. Ok, quarto scudo, andiamo via. Allora, andiamo a fare il quinto e ultimo scudo, che è qui. È già arrivato qualcuno qua perché ci sono le trappole attivate. E abbiamo fatto. Ok, sono bloccato, sconfiggimi. Vediamo se mi fa nascere all'accampamento. Ok, mi ha fatto nascere a un accampamento, ma non era quello che volevo io. Quindi devo andare fino a qua. Ok, vabbè, pazienza. Quindi quello è l'accampamento di default, diciamo, quando ti uccidi dentro a delle stanze, cripte o cavolo ne so. Allora, no, consegniamo. Ok, a caccia di evocatori. Uccidi, ok, solo questa? No, anche questa, ok, eccola. Bruciare scorte. Ok. Allora, vediamo. Cavolo, c'è scritto Ashmadai, Ashmadai e Ashmadai, quindi questi non sono. Evocatori, evocatori. Qui ci sono delle scorte bruciate. Chissà se me le fa bruciare anche a me, no? Ecco, vediamo un po'. Ashmadai, Ashmadai. Ma dai! Neanche uno, cazzarola. Vabbè, intanto facciamo una scorta. Te chi sei? Ashmadai. Ok, un evocatore l'abbiamo ucciso. Allora, vediamo un po' scorte. Ok. Ok, queste si sono rigenerate, così facciamo anche queste. Io avevo cliccato qui però. Ok, siamo a 4. Qualche evocatore per sbaglio? No, eh? Dunque, 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 allora, mi mancano due scorte e 4 evocatori, perché uno l'ho appena ucciso. Vediamo se mi aggiro sempre qui, senza che mi sto a sbattere tanto per quella foresta bosco, ok. Le scorte si sono rigenerate, a me piace così, senza dovermi sbattere più di tanto a cercare in giro. Ok, le scorte le abbiamo fatte e mo mancano gli evocatori. Quindi, eccolo l'evocatore, mannaggia rimortacci tua. Me ne mancano 3. Ok, allora
Vediamo qua se c'è un altro evocatore. Direi di no. Io non li vedo, però almeno lo stesso per sicurezza. Quindi siamo a tre evocatori. Andiamo qua. Ok, 4. Questi. Forse ce n'è uno. Sì, eccolo. Praticamente questi qui col bastone sono. Ok, 5. Mo torno indietro perché si dovrebbero essere rigenerati quelli ammazzati. Così non mi devo sbattere dentro sto gran cerchio grosso grosso, sennò era la fine. Non finivo più. Eccola. E abbiamo fatto. Ok, ucciditi. Consegniamo. Ok. Ok, questa è la cripta della vigilanza, quindi questa dovrebbe essere la missione che sono riuscito a registrare con il Warlock. Quindi intanto il video lo salviamo. Prendiamo la missione, la cripta della vigilanza. Ok. Andiamo alla cripta. Ok, è qua. Come vedete, dobbiamo entrare qua dentro. Ed entriamo dentro alla cripta della vigilanza. Clicchiamo, parliamo, facciamo tutto. Vabbè. Se puro, perché lo devo sconfiggere? Ah, io volevo andare di là e invece non posso. Vabbè. Ok, allora andiamo fino in fondo. Tanto non c'è un cazzo da fa. La svolta. Finito? Posso passare? Ok. Ok. In fondo. Ah ah ah, che ridere. Ah ah ah. Ok, parliamo con questo. Ok. Gli altri non frega niente, sono già fuggiti tutti. Io mi butto senza che sto a fare tutto il giro della scala a chiocciola. Parliamo con questo. C'era qualcuno con cui parlare, però mi ha fatto aprire il portone, va bene lo stesso. Siamo in fondo. Sì, sì. Va bene. Quanto sei aggressivo. E siamo arrivati in fondo. Non penso di aver dimenticato niente. Ok. Ecco. Cattivone. È morto. Andiamo a ricompensa e abbiamo finito, usciamo. Ok, sono bloccato, sconfiggimi. In pratica ogni volta che fai sono bloccato, sconfiggimi, ti fa nascere sempre nel fuoco più vicino, ok? E quindi nel fuoco ci sono sempre quelli che danno le missioni solitamente, quindi è un po' facendo così, diciamo, che facciamo prima. Ok, completiamo. Incontra la consigliera nel vecchio. Ok, quindi devo tornare all'altro accampamento. Ora non posso fare, sono bloccato, se no mi fa nascere lì, capito? Quindi
rifacciamo tutta la strada, il viaggio. Qui. Parliamo con la tipa. Completiamo. Prendiamo le successive. Ok. Allora, attacchiamo i manifesti. Allora, iniziamo ad attaccare i manifesti, tipo qui, da qualche parte, ecco. Uno. Uccidi i maghi, quindi uccidiamo tutti. Ok, altri manifesti. Ok, 3 di 6 e 3 di 8. Quattro. Ulthar greets you. Liberiamo un po' l'inventario, ok. Questo. Quelli sei. Mancano 3 magus e 2 manifesti. Non è qua, ah no. Vabbè, qui ci diamo i tipi. Quindi manca un magus e 2 manifesti. Anzi, un manifesto. Ok, magus l'abbiamo fatti. Mancano 2 manifesti. Che speriamo siano qua. E se no, allora saranno qua. Lì no. Eccoli. Uno. Torna, ok. E consegna i manifesti ai ricercati. Quindi devo andare sempre alla taverna. Molto probabilmente, mente. Quindi entriamo dentro e completiamo. Ok, completiamo. Consegna. Allora non era qua da consegnare, mannaggia di mortacci. Vabbè, poco male. Tanto dentro dovevamo entrarci comunque. Allora andiamo a consegnare. Non è qua, e allora dov'è? Di qua dice. Questo qua, vabbè. Allora. Parliamo. Ok, completato. Ok. Che faccia brutta. Allora, adesso. Torna dalla consigliera Callum. Ok. E vabbè, ammazzati allora. Perché adesso devo rientrare, poi riuscire. Avanguardia. Completa. Prendiamo la successiva. Ok, riusciamo. Le ali di Imp, quindi non sono questi. Gli Imp sono qua, se non mi ricordo male. Una, ok, due, tre, quattro, cinque. Vabbè, ne mancava una, cavolo. E sei. Ok, completata. Indebolisci incantesimi che vincolano Hexaball, ok.
andare qua. Clicchiamo qua da qualche parte, ecco. Ok. Parliamo. Ok, prendi le spade di Erinis. E dove sono? Prendi le spade di Erinis 0 di 4. Vabbè, pensavo me le dessi tu. Quindi non sei qui. Allora. Una. Due. Tre. E quattro. Ok. Spingi le spade nella porta, quindi di qua. Ok. Riceve informazioni da Exabel. Ok. Quindi torniamo da quello lì. Torniamo da questo qua. Allora, ci parliamo. Ok, completiamo. Ok, torna la consigliera. Ok, torniamo alla consigliera. I'll see Helm's Hold. I knew right. Prendiamo quella successiva. Ok, andiamo al sanatorio. Ok, come non detto. E dove cavolo? Di qua. Allora. Ok, entriamo qui dentro. Dunque, dobbiamo arrivare fino a qua giù in fondo. È lontanissimo, quindi io tiro dritto a priori. Avanti. Fuoco. Sono mica tornato indietro. Si capisce niente, è tutto uguale. Ok, dobbiamo andare di qua. È un po' un mezzo labirinto, però vabbè. Belli così sti posti. Giro giro tondo. Voglio aprire sta cassa, vi levate? Dov'è il mio compagno? Cioè, un cazzo di fine ha fatto? Ti muovi? Dai, su, vicina, datti una mossa. Ok, siamo arrivati al boss finale, forse? Spero.
Allora, dato che sono morti subito tutti, mo, aspettiamo un attimo, vediamo un po' cosa fa. Vabbè, l'ha ucciso la mia tigre, e vabbè, non ho fatto niente. C'è niente. Saliamo le scale. Non si va. E siamo arrivati al punto. Ammazza quanto è lunga sta strada che abbiamo fatto. Ok, e siamo dentro la fortezza di Helm. La liberiamo perché la dobbiamo liberare. C'è il boss. Stai zitta, ecco. Cosa c'è per terra? Anello del dominatore, non ci frega niente. Questo non ci frega lo stesso, ma dobbiamo prenderlo. E abbiamo fatto completa. Lasciarsi il diavolo alle spalle. Ok, prendiamo questa. Ok. E praticamente penso che abbiamo finito, ma usciamo, vediamo cosa succede. Ok. Andiamo a consegnare, incontro il sergente Knox, quindi dobbiamo andare all'enclave del protettore. Oltretutto non vedo altre missioni qui. E abbiamo finito la fortezza di Helm. Ok, siamo all'enclave. Mi sconfiggo, così nasco direttamente lassù, senza che mi faccia tutta la strada. Parliamo con Knox e abbiamo completato lasciarsi il diavolo alle spalle e abbiamo finito la mappa di Helm. Quindi anche per questa volta il video è finito e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!